Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Per quanto riguarda il fatto che i leader in Gran Bretagna tendano ad essere più giovani, diciamo il percorso che fanno le persone adesso per diventare leader di partito, questo paese è cambiato, nel senso che quando guardiamo persone come Cameron, Nick Clegg e così via, molto spesso sono persone che si sono laureati da poco, sono entrati nell'entourage di un leader politico per fare gli assistenti, per aiutare per qualche anno. Quando c'è un'opportunità proporsi per la leadership, la prendono al volo e si buttano offrendo un'immagine appunto del nuovo, di un'idea di futuro nuova, originale e così via. E non c'è dubbio che culturalmente questo paese sia più disponibile, diciamo, a proposte che vengono dalle nuove generazioni rispetto a un paese come l'Italia, dove come sappiamo c'è il problema contrario. Sul fatto invece che i leader cambino continuamente, la Gran Bretagna è bloccata ormai da 6-7 anni, 8 anni, perché poi è cominciato anche prima il referendum questo, dal problema enorme di aver promesso una Brexit che anche dopo che c'è stato il referendum, che le persone hanno votato per ottenerla, è irrealizzabile nelle modalità in cui continua a essere proposta. È realizzabile perché si promette appunto di avere una relazione molto così nuova, ma anche molto distante con la comunità europea, mantenendo però praticamente tutti i vantaggi del fatto di essere all'interno della comunità europea. Cosa che abbiamo visto attraverso le negoziazioni che ci sono state in questi anni, chiaramente la Gran Bretagna non può ottenere e non otterrà mai, per cui ci abbiamo un continuo ciclo che in Italia tra l'altro è conosciuto molto bene, ma qui è accelerato, un ciclo di promesse che non si possono mantenere, delusione dell'elettorato che arriva dopo qualche mese che hanno eletto qualcuno, che hanno votato per un partito che è riuscito poi a catturare il governo, enorme distacco delle persone dalla politica, e questo crea dei cicli di crisi continue. L'abbiamo visto con Theresa May, naturalmente è stata una crisi continua al suo governo, ma l'abbiamo già visto adesso anche con Boris Johnson, il quale ricordiamoci solo 2 anni e mezzo fa aveva vinto con una maggioranza insomma molto solida. E questo penso sia un campanello d'allarme anche per la politica italiana, perché in realtà la volatilità del consenso è una caratteristica fortissima in Italia. Quindi anche il fatto che, per esempio, in questo momento Meloni abbia grandissimo supporto, io penso che lei lo sappia, c'è adesso, bisogna stare attenti, perché lo aveva Monti, lo aveva Renzi, lo aveva Conte, l'hanno avuto in tanti, naturalmente lo ha ancora Draghi, però in Europa, in tutta l'Europa, ma questo riguarda anche l'Italia, le persone cambiano anche idea molto velocemente di questi tempi. Quindi questo è quello che è successo nella Gran Bretagna negli ultimi anni. Io direi che Brexit è veramente l'elemento senza il quale non si capisce la politica britannica degli ultimi 8-9 anni.